Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di tre nuovi manga usciti in fumetteria. Sono tre fumetti abbastanza diversi fra di loro, due di questi li attendevo tantissimo, uno è stata una bellissima scoperta. E partiamo proprio da lui, ovvero Beastars di Paru Itagaki, edito Planet Manga al prezzo di 6,50 euro o 6,90 euro, non ricordo esattamente, perché l'edizione che ho io è una variant, è un prezzo di copertina di 9,90 euro. Io in realtà non sapevo nemmeno che fosse questa la variant, trovato così in fumetteria, alla copertina in parte pelosetta, e non ne sapevo assolutamente niente. Leggendo poi brevemente la trama dietro, mi sembrava un po' un mystery, un giallo, e quindi ho detto proviamo. In realtà non è proprio così, è molto diverso da come me l'ero immaginato, ma molto molto bello. La storia in pratica è ambientata a scuola, ma gli studenti sono degli animali divisi, diciamo, in carnivori ed erbivori. In questa scuola coesistono assieme grazie a delle regole abbastanza ferree, ad esempio i carnivori non mangiano effettivamente carne, ma gli hamburger ad esempio di soia. Tuttavia succede che un giorno uno studente, un'alpaca, viene trovato morto, aggredito da un carnivoro. I sospetti ricadono subito sulle Goshi, un lupo grigio dall'aspetto molto inquietante. L'autore è bravissimo, secondo me, a caratterizzare i vari animali di questa storia, perché ci troviamo in una scuola e ci sono tantissimi animali diversi. E nonostante questo, riesce comunque, nei momenti in cui ci si focalizza su un personaggio, a tirar fuori le caratteristiche che caratterizzano per l'appunto quel tipo di animale. Nel caso di Legoshi, lo vediamo un po' attraverso gli occhi di tutte le altre persone, con le zanne, gli artigli, ha proprio un aspetto spaventoso. È un vero e proprio lupo solitario e questo contribuisce a renderlo, diciamo, sospetto. In realtà è un ragazzo, o meglio un lupo, molto molto sensibile. Le apparenze ingannano un po' come negli esseri umani, succede anche qua con gli animali. La storia, come vi dicevo, pensavo inizialmente si incentrasse su questo caso di omicidio, che in realtà passa in secondo piano, perché le tematiche principali di questo manga sono l'accettazione, la difficoltà di integrarsi, di essere accettati per come si è realmente, ma si parla in realtà anche di diversità, in un certo senso di razzismo. Come vi dicevo, ci sono questi due gruppi molto diversi di animali e anche fra animali, tra virgolette, dello stesso gruppo ci sono tanti pregiudizi che portano a isolare alcuni elementi, a parlarne male. Poi nel periodo comunque dell'adolescenza si subiscono dei cambiamenti, ci si fanno delle domande. Questo secondo me viene reso molto molto bene in questo fumetto. Nonostante i protagonisti siano degli animali, le tematiche comunque sono quelle affini a qualsiasi tipo di giovane, insomma, di studente. Per me è stato quindi molto interessante vedere una storia abbastanza classica, scolastica, trasformata in qualcosa di un po' più originale, visto che i protagonisti sono degli animali, visto anche che non si parla solo di relazioni, di sentimenti, ma è veramente profondo comunque come manga. Ne sono rimasta quindi colpita moltissimo in positivo, ho già recuperato il numero 2 e se non sbaglio da poco è uscito il terzo volume di questa serie, quindi non vedo l'ora di continuare. Un manga invece che attendevo tantissimo è Perfect World di Rie Haruga. Edito Star Comics al prezzo di 4,90 euro, vede per protagonista una ragazza di 26 anni che lavora come interior designer e che una sera a lavoro con dei colleghi e con lo staff di uno studio di architetti rincontra la sua vecchia fiamma, il suo vecchio amore, il primo amore del liceo, ecco. In quel momento riaffiorano tutti i suoi sentimenti, si ritrova attratta da questa persona, ma poi tutto sembra spegnersi in un secondo quando scopre che non può più camminare. In seguito ad un incidente ha perso appunto l'uso delle gambe. Questo inizialmente sembra appunto frenare i suoi sentimenti. Parlando anche con altre persone, sembra che questo handicap non permetta ad alcune persone di potersi innamorare effettivamente. In realtà per lavoro questi due ragazzi dovranno incontrarsi spesso e lei scoprirà che
questa sorta di limite in realtà non c'è, almeno in teoria. Questo manga che si presenta come una classica storia un po' di intrattenimento che si focalizza sui sentimenti e la storia d'amore, però ha poi un lato secondo me un po' più profondo che riguarda in particolare la presenza del personaggio tra virgolette diverso. L'autrice secondo me è stata molto brava a gestire questo elemento nella storia, perché non lo banalizza, cerca di approfondire, di dare magari quelle due o tre informazioni in più al lettore per permettergli di conoscere qualcosa di nuovo e comprendere anche meglio il modo in cui pensa il protagonista maschile. Perché infatti la difficoltà più grande che si riscontra non è tanto il non poter camminare, perché in realtà è un ragazzo molto molto indipendente da questo punto di vista. Ci sono poi delle zone comunque attrezzate, riesce a gestirsi. Il problema sta invece nella salute, ci sono delle ripercussioni, comunque più soggetto ad infezioni, ad ammalarsi, deve fare periodici controlli in ospedale e quindi per molte cose non è più indipendente, si ritrova a gravare su un'altra persona e questo lo frena dall'avere delle relazioni perché non vuole in alcun modo essere un peso per qualcun altro. E in generale ha una serie di pensieri che inizialmente non penseremmo mai che possa avere, proprio perché si presenta come un ragazzo molto solare alla mano, che per lui praticamente tutto è possibile, non si lascia minimamente frenare dalla sua condizione o anche dal pensiero che possano avere le altre persone nei suoi confronti, perché purtroppo si è inevitabilmente sottoposti al giudizio degli altri in una condizione del genere. Quindi devo dire che questo primo volume mi è piaciuto moltissimo. Sono curiosa di andare avanti per vedere come si svilupperà non soltanto la relazione, il rapporto fra i due protagonisti, ma soprattutto come l'autrice gestirà, se ci darà altre informazioni riguardo il protagonista maschile, se ci saranno delle complicanze, insomma sono curiosa di andare avanti. Altro fumetto che attendevo tantissimo è Blue Flag di Kaito, edito Planet Manga, al prezzo di 4,50€. In questo caso ci troviamo di fronte a, diciamo, un classico shoujo. Il protagonista è un ragazzo che non ha mai avuto un migliore amico, non ha mai avuto una ragazza, in linea generale fa fatica a relazionarsi con gli altri compagni di classe, a parte quei pochi amici che ha, insomma, il suo gruppetto. Però poi si ritroverà invece ad avere a che fare con un suo vecchio compagno d'infanzia, un vecchio amico d'infanzia con cui si ritrova in classe, e una ragazza sempre appartenente alla sua classe che è attratta da questo ragazzo atletico molto molto popolare, quindi si rivolgerà al nostro protagonista proprio perché era un suo vecchio amico d'infanzia. Inizialmente il nostro protagonista non è convinto, non vuole aiutare, è abbastanza scontroso, forse anche perché rivede molto se stesso in questa ragazza, perché è abbastanza goffa, è un po' piccolina, nonostante sia la classica ragazza degli shoujo molto timida, che appunto si emoziona tantissimo parlando della persona che le piace eccetera eccetera, è determinata a portare a termine la sua missione, diciamo. Questo avvicinerà tantissimo queste tre persone, che sono molto complicate e complesse, una cosa che ho apprezzato molto, perché in particolare il protagonista è una persona tutt'altro che perfetta, con un lato oscuro, diciamo, che non cerca nemmeno più di tanto di nascondere. La complessità dei personaggi a livello comunque psicologico l'ho trovata molto interessante, perché ti stimola a voler capire meglio, a saperne di più, perché si avvicinano di più a dei personaggi ai miei occhi reali. La complessità quindi con cui vengono affrontati questi personaggi, le loro relazioni, mi ha fatto amare questa storia. Il tratto poi è molto molto carino, ci sono dei momenti in cui è molto kawaii, soprattutto quando viene rappresentata lei, che comunque è la classica ragazza criceto, quindi è super cute, piccolina però è tenerissima, e in generale ci sono invece poi dei momenti in cui si percepisce che c'è più tensione. Non dico che ci sono delle scene drammatiche, però in alcuni punti la scena si fa un po' più cupa, proprio perché rispecchia i sentimenti dei personaggi, in particolare il protagonista, che vi dicevo ha a parer mio questo lato
oscuro che spero verrà indagato meglio. In generale spero che proseguirà su questa scia la storia, ovvero che andrà sempre ad approfondire meglio i risvolti e la complessità di questi personaggi, perché altrimenti sarebbe una storia scolastica come un'altra. Diciamo che la differenza con altre storie, ecco, almeno dal mio punto di vista, è il modo in cui vengono affrontati i personaggi. Poi mi piace ritrovare ultimamente storie scolastiche dal punto di vista però di un ragazzo, perché secondo me la storia assume dei toni leggermente più reali. Non ci sono, cioè ci sono luoghi comuni, però non si scade sempre nel tenero, nel puccioso, ma c'è qualcosa anche un po' più di più, non so come spiegarlo. È questo quello che cerco ultimamente nei manga, quindi sono contenta di averlo ritrovato qua. Fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi di questi tre manga, se li avete letti, se li state continuando, insomma quali sono le vostre impressioni a caldo. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!